Siamo al PoliHub in occasione della tappa milanese di Startup Europe Week. Appena fatto un intervento su BioApper e sul vostro bando, tra l'altro proprio il 5 febbraio partirà l'Acceleration Program. Ci dica meglio in cosa consiste il bando e soprattutto come contribuisce a creare un ecosistema favorevole per le startup. Sì, BioApper è un progetto nato dalla collaborazione tra Novartis e Fondazione Cariplo e vuole creare una piattaforma di supporto per gli start-upper nelle scienze della vita mediante un programma combinato con training, quindi focus su quello che è il business model, programma di accelerazione, networking e fondi per il finanziamento. È stato realizzato con la collaborazione di PoliHub e con la validazione scientifica del centro di ospedaliero e di ricerca di Humanitas. Allora, il percorso è un funnel. Abbiamo aperto la call lo scorso 30 di settembre, abbiamo ricevuto in poco meno di 50 giorni 118 applicazioni e nel mese di dicembre si è tenuto per i 20 team che sono stati selezionati una training week. Al termine di questa training week 10 dei team che sono stati appunto scelti dalla giuria iniziano proprio venerdì 5 febbraio il programma di accelerazione. Il programma dura 2 mesi e al termine di questo programma il 1 di aprile ci sarà il pitch finale che decreterà quali sono i 3 team che accederanno ad un voucher di 50.000 euro da spendere ovviamente nell'avvio della propria iniziativa. Quindi questo è un progetto che si focalizza su business che non si sono ancora costituiti in impresa, nella vera fase iniziale. Forse progetti come il vostro servono proprio a fare rete, a creare quell'ecosistema di cui si parlava questo pomeriggio. Secondo lei quanto sono importanti eventi come quello di oggi, parlare di queste tematiche in vista di un'apertura proprio verso l'Europa? Eventi come quello di oggi sono sicuramente importanti, intanto perché servono a fare un punto sullo stato dell'arte e oltre che parlare un poco e ampliare sempre di più il networking di questi ragazzi. Quello di cui ci siamo resi conto, ovviamente parlo del gruppo specifico delle scienze della vita, è che molte volte anche la possibilità di conoscere tutto il mondo dei business angel, il mondo anche degli avvocati che li aiutano a mettere giù dei contratti o anche pensare come chiedere il brevetto, piuttosto che dei mentor che li aiutino anche nell'organizzazione di quello che è il business plan, il business model, accedere a queste risorse, accedere a queste persone per questi ragazzi è molto spesso un'opportunità che magari appunto non hanno. Quindi progetti come questo e giornate come queste sono sicuramente delle occasioni importanti. Si è parlato durante la giornata delle eccellenze italiane nel campo del design. Nel campo della scienza della vita, l'Italia come se la cava? L'Italia è sicuramente vanta una eccellenza riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Pensate che l'1% dei ricercatori mondiali sono italiani. Questi producono per quasi il 4% e vengono citati nelle pubblicazioni dei loro colleghi stranieri per oltre il 6%. L'eccellenza della ricerca italiana è sicuramente dello stesso livello di quella del mondo del design. Quello che noi vogliamo fare attraverso BioApper, Novartis e Fondazione Cariplo è proprio quello di aiutare a tradurre questa eccellenza in sbocchi imprenditoriali concreti.